Oh, pronto, adoratissima Claudia, il primo collegamento di oggi con un grande campione della scrittura, del racconto, della narrazione sportiva. Del giornalismo, certo che sì. Sportiva e non solo. Collegato con noi, con il videocitofono, c'è il mitico Marino Bartoletti, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, ma tutta questa roba messa assieme, come farò a meritare i vostri complimenti? Felice di essere con voi in quattro su Rai 2 a questo punto. In quattro. Alle 8 in quattro. Felicemente alle 8 in quattro. Allora, concentriamoci sul Bartoletti scrittore. La discesa degli dèi è il terzo libro di una trilogia. Cosa succede e chi troviamo nella discesa degli dèi? La Divina degli Dei è figlio della Cena degli Dei, che è nato con molta fortuna ai confini del caso letterario 2 anni fa, poi il Ritorno degli Dei, che prevedeva i calciatori, che nel primo libro non c'erano, e dato che due di loro andavano sulla Terra per compiere delle missioni, cioè Paolo Rossi e Diego Maradona, nel terzo libro l'autore si è montato la testa e tutti i dei presenti in copertina, non soltanto quelli, scendono sulla Terra per risolvere dei casi e per coronare dei sogni. La grande reggitrice Arzora, in dialetto romagnolo, del motivo per cui mi sono messo questa felpa senza allusione alcuna ma con un po' di amore per le radici, con scritto Furlè, che è il nome della mia città in dialetto romagnolo, reggitrice si dice Arzora, e la Carrà è stata una grande reggitrice delle cose televisive, quindi aiuta il grande vecchio, inutile che vi faccia il riassunto, c'è un grande vecchio che regge tutte le fila di quello che accade, a compiere questi incontri, dato che lei è fornita di discreto know-how in fatto di incontri, di carambate, eccetera, eccetera. Gli dèi scendono la Terra attraverso questa scala celeste, peraltro scoperto prevista anche dalle sacre scritture, sogno di Giacobbe, la leggerete tutte le mattine, immagino, per fare delle opere di bene. Per cui c'è Gigi Proietti che aiuta in un episodio anche molto commovente, devo dire, rileggendolo, una ragazza che vuole fare l'attrice, c'è Pietro Mennea che aiuta una ragazza che vuole arrivare alla finale olimpica, c'è Pino Daniele che aiuta una ragazza che si sente un po' l'erede della sua commistione musicale, vuole fare strada, eccetera, eccetera, eccetera. Sono sei piccoli romanzi di fantasia in uno, romanzi, sei piccole storie, alcune, ripeto, anche abbastanza fantasiose. Tant'è vero che le mie figlie mi hanno detto: papà, non ti drogavi a 16 anni, cosa fai? Cominci a 70 anni. Ma a parte questo, sono storie sono storie che in qualche modo ci consentono. Sono storie che ci consentono di rendere ancora una volta omaggio a questi personaggi meravigliosi dello sport, della musica, dello spettacolo, a questi miti, a questi dei a cui siamo molto affezionati. Il libro è dedicato a Raffaella Carrà, che ha fatto una rivoluzione senza farcene accorgere, cito più o meno testualmente la dedica a Raffaella Carrà, che il prossimo anno avrebbe compiuto, anzi compirà 80 anni. Caspita. Bartoletti, inutile dire che i suoi libri hanno già vinto un sacco di premi, i primi due della trilogia, il Bancarella, eccolo lì, il Bancarella Sport, veramente di tutto. Lei che, come dicevamo, è uno dei grandi narratori dello sport. Come? Ah, non lo prendono più, certo, perché li vince sempre tutti lei. Però, ecco, lei che questi campioni, questi dei, poi li ha anche conosciuti di persona. Come li ha trovati poi nel rapporto umano, no? Nella vicinanza di tutti i giorni? Sono dei, ma erano anche molto umani. Penso a gente come Pietro Mennea, che era uno che si allenava una quantità di ore e con metodi di allenamento che gli altri allenatori del tempo dicevano: no, è impossibile, un essere umano non può fare queste cose. Vedo che lei, professore, è molto preparato, ed è vero, così c'è lo spirito del sacrificio che è rappresentato da Pietro Mennea, che ha sempre rifiutato, come sapete, qualsiasi forma di scorciatoia, anche se gli è stata proposta. Ciò nonostante ha fatto con orgoglio 5 Olimpiadi, ci ha regalato non soltanto tanta gioia, ma anche la convinzione che attraverso i percorsi corretti e leali si possono conquistare nella vita, nello sport e altrove i traguardi più importanti. Così come, sì, è vero, li ho conosciuti tutti, perché altrimenti non avrei mai potuto scrivere questi libri. Non si scrivono questi libri leggendo Wikipedia, si scrivono se hai frequentato questi personaggi, anche in maniera molto, molto intima, se li hai amati, tant'è vero che io poi di loro, seppur in questa impalcatura onirica, perché sono o non sono scrittore, altipicchia, seppur in questa impalcatura onirica, però c'è la voglia di raccontare molte cose su di loro, loro stessi si scambiano dei racconti che sulla Terra non hanno fatto in tempo a scambiarsi, si rintrovano Pino Daniele e Massimo Troisi, si incontrano nel secondo libro a Ayrton Senna, nel primo libro,
Ayrton Senna e Tazio Nuvolari, che sono stati rispettivamente il più grande pilota della seconda metà del secolo e il più grande pilota della prima metà del secolo, che grosso modo facevano lo stesso mestiere, anche se in realtà guidavano cose molto diverse, e raccontano storie autentiche che si mescolano in qualche modo, ripeto, in questo libro preziosamente intinto nella fantasia. Bello, bello, bello. Bello, anche molto romantica come storia. Ma veniamo lasciatemi solo aggiungere che nel secondo libro, per esempio, ci sono sia Rossi che Maradona, come ho detto, e dato che io Maradona l'ho conosciuto molto bene, Maradona per me non può che essere in paradiso. Perché per forza, la parte buona di Maradona è assolutamente dei mondiali. È per forza, appunto fecero una staffetta scambiandosi il titolo mondiale fra l'82 e l'86. Prima Rossi e poi Maradona. E atterriamo anche noi su questi mondiali dove, ahi noi, l'Italia non c'è, li sta guardando, c'è qualche squadra per cui tifa? Mondiali, sì, ho letto qualcosa, ci sono i mondiali, quindi me lo confermate. Vabbè, dai, non voglio fare cartellino giallo per Bartoletti. L'Arabia Saudita l'ha vista ieri, l'Arabia Saudita l'ha vista. L'ho visto anche le vostre statistiche. Vi ricordo che la grande Inter ha vinto quello che ha vinto con un possesso di palla che allora non veniva calcolato, probabilmente al di sotto del 20%, però Corso, Suarez, Mazzola e gli altri la toccavano al momento giusto per fare gol e per battere il Benfica, l'Independiente, le rivali italiane e conquistare consecutivamente il Real Madrid, consecutivamente due Coppe dei Campioni, come si chiamavano allora e come noi persone anziane continuiamo a chiamarle, e due Coppe Intercontinentali. Insomma, il possesso palla è un'utopia della contemporaneità verso il quale sono abbastanza freddino, devo dire. Bello! Ho visto Arabia Argentina. Lo scriva questo. Un endorsement. Un'utopia della contemporaneità, un'utopia il possesso palla. Noi siamo contro quell'utopia, invece siamo per il calcio, ad esempio, di quella Inter. Ha ricordato molto bene Marino Bartoletti. È disponibile su YouTube. Andate a vedere, ad esempio, il gol del 3-1 dell'Inter al Prater contro Real Madrid. È proprio l'emblema di questo tipo di calcio. Bene, allora Bartoletti, noi l'abbracciamo anche quello fortissimo. Del 3-0 contro il Liverpool. Anche. Io sono commosso di questa partecipazione. Lasciatemi dire per finire che secondo me chiaramente la sconfitta dell'Argentina è una bolla, come dicono quelli che sanno parlare, che verrà risolta in qualche modo perché resta una delle favorite. Non so se arriverà in finale, però da vecchio sognatore o dreamer, come dicevo un caro collega inglese di qualche anno fa, io posso immaginare, anche se è difficile pensare che non sia la Francia andare in finale, a una finale fra Argentina, che tutto sommato è una delle favorite, e il Portogallo, che è la più favorita dell'outsider, così Messi e Ronaldo se la vedono una volta per tutti sul campo in questa ultima ordalia per decidere chi è stato il migliore di loro. Allora, segniamoci queste previsioni del migliore di tutti, il più grande scrittore della contemporaneità sportiva e del recente passato, delle glorie sportive, collegato con noi era Marino Bartoletti.